Ciao a tutti e bentornati col 7° episodio del gameplay integrale di Hogwarts Legacy. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio stavamo procedendo con la missione della torre e avevamo salvato poco prima del combattimento coi guardiani. Per cui adesso riprendiamo da lì e iniziamo col combattimento. Eccoli qua. Oh mio Dio! Mi hanno già dato una massacrata allucinante. Oh, cominciamo a fare dei danni anche noi. Via! Vi ricordo che quando c'è il rosso dovete schivare con la B, invece quando c'è il giallo dovete premere l'Y per il protego. Expelliarmus! Oh mio Dio! Guarda, ho sbloccato anche il talento di usare le loro armi. Oh mio Dio! Avete visto, se voi fate Expelliarmus potete adesso col talento che ho sbloccato, via, di lanciare anche le... Via, 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 via! Mamma mia! Comincia a esserci un po' di... Devo anche cambiare... Oh mio Dio! Adesso ho messo anche le possibilità. Mio Dio! Vai, spara, spara, spara! Via! Confermo! Adesso, come vi stavo dicendo, potete anche cambiare il set di incantesimi con 3 possibilità, perché anche quello lo potete sbloccare dai talenti. Mamma mia, che evitata! Uno, ce l'abbiamo fatta. Ah, è morto anche l'altro, perfetto. Ok, allora possiamo andare avanti. Ora, se non mi ricordo male, dobbiamo attraversare il ponte e per fare ciò anche qua ci sarà degli indovinelli da passare. Ecco, vedete questa parte qua che si illumina? Dovete prendere la piattaforma, portarla lì davanti, ancora più vicino, e poi saltarci sopra e a procedere con indaga. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Abbiamo trovato degli occhiali protettivi. Sì. Spacchiamo anche questi giusto per fare un po' di casino. Così spacca tutto, aggressivo. Qua c'è il terreno che non è molto stabile. Ok, siamo arrivati anche qua. Che mi dà l'idea che fra un po' spunteranno di nuovo. Te pareva. Beccati questo maiale. Oh, uno l'abbiamo fatto fuori subito. Ma quanti ce ne sono? Confringo. Oh, beccati questo. Oh mio Dio, ma quanti sono? Ma basta. Expelliarmus. Via. Mamma mia. Qua mi devo concentrare. Sono tantissimi, dai. Via. Mamma mia, che pelo. Muori, muori. Almeno uno l'abbiamo cavato. Via. Beccati questo. Non so chi ho beccato, ma qualcuno. Via. No. Confermo. Expel protego. Via. Expelliamoci. Beccati la tua spada. Mamma mia, quanto gli ho cavato. Confermo. Oh mio Dio. Via. Prendiamo una pozioncina che male non fa. Via. Confringo. Expelliamo. Oh, beccati questa. Così. Confringo. Quanto mi piace tirargli addosso le armi. Expelliamo. Oh, adesso andiamo a prendere un po' di vita. Via! Mamma mia. Col cavolo che mi becchi. Ah, neanche te. Via. Protego. Io mi tengo la mossa finale per dopo. Perché secondo me ci sarà il boss finale che sarà tipo enorme. Andiamo a vedere se c'è qualche forziere da scassinare, ma direi che non c'è un cazzecaghe. Per cui mi sa che dobbiamo andare avanti di qua. Indaghiamo. Allora, torniamo di là. Thank you.
Adesso ci siamo. No, questo. Dai che ci siamo. Salta. Oh, oh, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Dai, mamma mia, adesso ci sarà il mostro finale, che sarà un guardiano, secondo me, gigante. A meno che ci siano altri scagnozzi di secondo livello. Cosa c'è qua? Aia, delle pozioni, questo no buono. Quando ci danno delle pozioni così, prima della parte finale, meglio salvare, perché secondo me prenderò una di quelle massacrate allucinanti. Salviamo. Che è meglio. Perché secondo me, dato che non mi sono neanche preparato di pozioni, prenderò una di quelle salassate. Dove bisogna andare? Ok. Mio Dio, ho visto qualcuno. No, era l'ombra. Oh mio Dio. Dammi qualcosa di utile. 5 pozioni, perfetto. Aia, 5 pozioni, mio Dio, deve essere qualcosa di allucinante. Io ho sempre paura che sti corridoi caschino per terra. Nascondiamoci qua dietro, perché questa storia non mi piace. Confringo! Expelliarmus! Beccati questo, bastardo. Dio! Ma quanti sono? Confringo! Dio! Leviosa! Allora, teniamoci gli oggetti, perché secondo me fra un po' ci sarà quello più grosso. Beccati questo, maledetto. Vola, 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 vola. Oh, no! Oh mio Dio, non l'avevo visto. Vai, vai, spara, spara. Via! Via! Mio Dio, che cacchio è successo? Cioè... Via. Leviosa. Expelliarmus. Beccati questo. Confringo. Oh, ce l'abbiamo fatta senza usare una pozione. Ecco. Adesso chi è? Il loro papparino. Oh mio Dio, ma è enorme. Via. Confringo. Vai, vai, Forrest, vai! Beccati questo! Mamma mia, lo sto massacrando! Confringo! Proteggo! No, proteggo! Via! Ma la faccia sembra una Kamehameha di Goku. Via. Oh mio Dio. Cama presa in pieno. Proteggo. Via. Confringo. Via. Leviosa. Via! Confringo! Via! Dai, vuoi andare giù? C'è una vita che vorrei avere anche io. Via! Via! Mamma mia, che pelo. Beccati questo. No, non l'ha preso. Via, 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 via. Via.
Via. L'idiota! Beccati questa! Mamma mia, l'ho massacrato. Ci sono delle ricompense. Oh raga, ci sono delle ricompense, andiamo a vedere cosa ci ha dato. Che sollievo. Oh. Ho fatto bene a tenere la mossa finale. Qua ovviamente non ci sarà un kazekage. Dobbiamo andare avanti a prendere le ricompense. Oh mio Dio, spero che ci sia qualcosa di micidiale. Corri. Stiamo andando avanti con la missione della torre, forse l'abbiamo ultimata. Là c'è un forziere, via. Un altro pensatoio. Prima il forziere. Cosa c'è qua dentro? No, i miei cosi sono pieni, porca. Inventario. Equipaggiamento, dobbiamo tirare via della roba. Cosa fa questo? Questo fa cagare, distruggi. Questo è uguale, quindi distruggi. Adesso ce lo fa prendere. Dopo dobbiamo vendere un sacco di roba. Abito con motivo a rombi. Andiamo a vedere se è più forte di quello che abbiamo. Equipaggiamento. Abito. Vediamo. Ma alla fine no. Quindi tutta sta ricompensa per un abito che fa cagare. Ok, qua c'è il pensatoio che immagino sia per andare avanti con la missione. Osserviamo se non ci sia qualche altro forziere. Ma direi che non c'è nient'altro. Qua sotto non mi fa andare. Quindi direi che dobbiamo andare per forza sul pensatoio. Andiamo sul pensatoio. Andiamo a pensare un po'. Pensiamo. Vediamo cosa... Oh mio Dio. Cosa sta piangendo la statua? Vai, immergiti, immergiti, su, su! Che qua la gente vuole vedere... Oh mio Dio. Esatto, tira fuori la bacchetta. Bevi anche un po', visto che abbiamo sete. Partecipo anch'io alla creazione. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Esatto. Secondo me quella lì sarà il mostro finale, quella tizia lì. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Aia, passerà al lato scuro? Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. A lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Come? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Aia, quando uno dice che vuole che smetta di soffrire, per me... Capisco la tentazione... di non usare porta questo niente potere di buono. Per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Dai ascolto al vecchio saggio, perché sennò qua va a finir male. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Ah, c'è stato un time skip. È diventata professoressa. È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure.
Siedi. Chi è professore di arti oscure di solito è sempre uno stronzone. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Aia, sembra una minaccia più che un invito. Ora torniamo dal professor Fig a vedere cosa ci dirà dopo tutte queste scoperte. Deve essere la via per tornare. Andiamo. Ah, meno male che ci le teletrasportano. Ho lo sbatto di fare tutta la strada a piedi. Professor Fig! Adesso andiamo a vedere cosa ci... Eccolo qua. Guardate che bello questa parte in cui si vede da una specie di ampolla Hogwarts e tutto il mondo dall'alto. Guardate la grafica, che spettacolare. Cioè, è assurdo. Andiamo dal professore. Oh mio Dio, parte un super dialogo. Chi abbiamo qui? Studio Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Noi. Io, professor Rookwood. Abbiamo solo distrutto 27 statue. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot. Esatto. Esatto. Quindi, lo dico io. Hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, sempre sì. Io. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Vai. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla... Quindi la torre l'abbiamo completata. Qual è la prossima? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. È così. Ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché no! Non ci rimettiamo alle sue decisioni. Allora dobbiamo massacrare i goblin prima di andare avanti. Va bene, allora, o se qualcuno lo deve fare, un attimo, professore, li massacreremo. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. È vero. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. Allora, ma cosa sei realtà, utile? Io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Andiamo a indagare, lo studio, allora. Certo, signore. Prima che tu vada... Dobbiamo riparlare con un professore. Parliamo. Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai... Dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Proveremo. Allora le cercherò. Proviamo a crescere la nostra magia. Oh mio Dio, spero che ci teletrasporti già a Hogwarts. Dove siamo? Ah, siamo già tornati a Hogwarts. Perfetto. Dobbiamo anche andare a comprare un po' di materiale per le pozioni. Perché siamo a secco. Dai, su, siamo già pronti. Perfetto. Ora, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo a Hogsmeade, perché dobbiamo andare da quello delle pozioni a prendere un po' di materiali. La rappa magica. Ah, prima andiamo dalla rappa magica, quindi dobbiamo andare qua. Appena ci ha sbloccato la missione. Hola. Qua dentro. Oh, c'è qualcosa. Ah, c'è il mio. Un incantesimo usato per farlo. Ah, c'è varie lettere che non fregano niente a nessuno. Gli oggetti per un breve periodo di tempo. Una volta completati alcuni incarichi preliminari, raggiungimi nella mia aula. Credo
credo sia ora di insegnarti Glacius, l'incantesimo congelato. Glacius, ma prima di qualsiasi Glacius vuoi insegnarmi, dobbiamo andare a Hogsmeade, prendere qua, perfetto. E andare, dobbiamo prendere le pozioni e soprattutto i semi per fare nuovi tipi di pozioni che ci serviranno per sbloccare alcuni obiettivi per la storia principale. Anche perché non so se ve lo siete perso, ma nel precedente episodio... Notizie per te. Il potenziamento sono... per la scopa è pronto. Andiamo a vedere dov'è. Passa al negozio quando puoi. Ah, siamo anche... Spero che mi raggiungerai al più presto. Devo parlarti di una... Andiamo anche... a prendere il potenziamento della scopa. Ma prima andiamo qui. Prima che ci dimentichiamo. Via, 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 via. Gente strettamente confidenziale. Rapido, corri, corri. Via, via, che abbiamo... Favore, dobbiamo anche vendere un sacco di oggetti inutili. Ho preparato per te. E poi raggiungimi dopo lezione. Vorrei... Allora, vendiamo le cose inutili. Descendo. Vendi per tirare gli oggetti a terra. Vendi il tutta binocolo degli affari, sta sbobba, che tanto non useremo mai. Hola. Non si può dire che il mio negozio non sia ben fornito. Adesso invece fammi compriamo indovinare. Cerchi qualcosa di nuovo. Allora, semi di lunaria. Fammi sapere se posso aiutarti con qualcos'altro. Ho il fertilizzante. E poi... No, questi dopo li produciamo noi. Adesso invece dobbiamo non andare... Non si può dire che il mio negozio alla rapa non no, qua siamo alla rapa magica. Dobbiamo andare a prendere invece... l'altra parte che serve per fare le pozioni di cura. Che quindi dobbiamo andare... alle pozioni di Pippin. Da Pippin, che nome assurdo, sembra Pippi calze lunghe. Andiamo da Pippin. Oh, siamo già arrivati da Pippin calze lunghe. Ok, smolla il grano. Se hai bisogno di pozioni curative, abbiamo bisogno sappi di tutto. Che sono la mia specialità. Questi abbiamo bisogno. Saggia decisione. Grazie. Molla. Li devo prendere tutti. Questo è fragile. No, e questi sono gli altri che ci servono. Saggia decisione, grazie. Perfetto. Ora andiamo a prendere il potenziamento della scopa. E dopo torniamo a Hogwarts a fare un po' di pozioni e andiamo avanti con la storia principale. Adesso mettiamo nella mappa dov'è il manici di scopa. Dov'è qui? Questo qua? No. Il barbiere? No, non è neanche questo. Forse questo qua? Tommy pergamene? No. Vestiture sportive? Oh, eccolo qua. Andiamo a prendere sto potenziamento. Vai, vai, vai. Cosa c'è qua? Oh, micetto! Diamogli una carezzina, che si sente solo. Perfetto. Ora che ha fatto le fusa... Senti, ha fatto anche Mau! Procediamo alla massima velocità. Via, via, spostarsi. Spostarsi. Io qua ho dei potenziamenti da andare a prendere. Entra. Felice di rivederti. Posso darti il potenziamento per la scopa a un prezzo speciale. E qual è? Ah, 1000! Il tuo aiuto. Ah, vaffanculo. Cioè, è un po' caro, ti ho fatto anche il lavoro grazie sporco. Grazie per la tua visita. Spero di rivederti ancora. Niente, raga, non abbiamo abbastanza soldi. Adesso niente, torniamo alla stanza delle necessità. Via! Andiamo, mappa di Hogwarts. Hogwarts. Stanza delle necessità, che è questa. Vai, viaggia. Adesso andiamo a raccogliere tutte le piante che abbiamo piantato e a seminarle delle nuove. Via! Eccole qua. Qua è per le pozioni. Ah, eccola qua. Adesso che abbiamo altre piante,
svuotiamo il vaso, cerchiamo di... Ditamo l'abbiamo già piantato, la malva. Cerchiamo di differenziare un po' le coltivazioni. Anche qua svuotiamo il vaso e piantiamo la... abbiamo piantato la malva, la centinodia. Perfetto. Anche qua direi di cambiare e di piantare la malva che ci serve per le prove di merlino. Perfetto. Ma non è tutto, perché abbiamo anche l'altra parte della stanza in cui abbiamo piantato, se non mi ricordo male, altre piante. Perfetto. E anche qui cambiamo con quest'altra qui, che serve per la porzione dell'invisibilità. Ora che abbiamo un po' di roba, andiamo a farci un po' di pozioni e poi torniamo alla missione principale. Interagisci. Ok, pozione qua. Pozione qua. Torniamo a far quattro. E un'altra pozione la facciamo qua. C'è un altro punto per far pozioni? No. Ok. Qua la pozione... Qua che... Ah, c'era un'altra cosa da raccogliere. Raccogli. Oh, abbiamo la pozione rigeneratrice. Raccogli. E raccogli. Perfetto. Direi di salvare e di procedere con la missione principale. Oggi stiamo andando a bomba! Salva. Salvataggio completo. Ora andiamo nelle missioni e andiamo a vedere a lezioni di animali. Il costante di una storta. Allora, le missioni principali sono lezioni di animali, costante di una storta. Qua cosa c'è? Ci sono altri incarichi. Fai scoppiare. Vabbè, questi li faremo poi un'altra volta. Andiamo a lezioni di animali. Mi sta ispirando. Allora, però individuiamola direttamente sulla mappa, così andiamo direttamente con la metropolvere, dove dobbiamo andare per gli animali. Ok. Direi di andare qua, così siamo già a pochi passi da imparare. Speriamo che ci dia la cavalcatura dell'ippogrifo. Come pensavo. Vai. Spero. Ma raga, si va a lezione di animali. Oh mio Dio. Chissà se c'è Hagrid. Ovviamente non ci sarà perché è ambientato prima, però sarebbe una figata. Una risorsa molto utile. La vai, corri. Corri. Adesso qua c'è sempre il passaggio da notte a giorno. Vai. Ho passato l'estate. Deve esserci qualcosa qui. Me lo sento. Vai, dai che ci siamo. Chissà chi è il professore di animali. Sarà un Animagus. Oh, manca quasi 150, 100, oh no, dove devi andare di qua? Ah, si fa fuori le lezioni di animali nel boschetto? Oh mio Dio, spero che ci sia la cavalcatura. Adesso dobbiamo sbloccare anche la metropolvere, perché così dopo, se dobbiamo tornare qua, l'abbiamo... Non dobbiamo fare tutta sta strada. Dovrebbe essere qua vicino la metropolvere. Quindi prima di andare lì, eccola qua la metropolvere. Fatto. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Oh, ci siamo! Ci siamo! Benvenuti a tutti! Lezione di animali. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Ma vi avverto, no, cos'è un cioccobino? Non prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso. Cos'è, un cucciolo di ippogrifo? Soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto.
Sembra che molti di voi siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a ripassare le basi della cura degli animali, va bene? Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa. Ciao, io sono Poppy. Poppy Sweeting. È come Mary Poppy. Non preoccuparti per quello che ha detto. La professoressa Owen esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. La lingua di un Puffskin è sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Ecco, esercitati su Gerald. Cos'è? Ma Gerald di The Witcher? Cosa devo fare? Puoi usare la mia spazzola. Devi solo essere gentile. Oh, e pensa a cose... Devo usare una spazzola. Mi piace pensare che arricchisca la sua esperienza. Che figata. Perfetto. Sono sicura che si sente molto meglio. No, raga, dobbiamo spazzolare. Credo che abbia fame. Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? Allora, andiamo... Assegniamogli anche il mangiare con la X. Oh, mangia! Che sapore pensi che abbiano le crocchette per Gerald? Ah, non lo so. A me piace pensare che siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Ah, finché gli danno da mangiare. Sembra molto simpatico. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Subito dopo l'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravi! Ora andiamo ai recinti per selezionare un altro animale. Ai recinti, aia! Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? I Knisol? Da questa parte. I Knisol sono qui. Cosa sono i Knisol? Specie di gatti lince. Oh! Con un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Stupida bestia. Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Ma non è un roditore, è un gatto. Il suo nome è Persefone. Il suo nome è Persefone. Non fa affatto ridere. Andiamo. Non è un roditore. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Dobbiamo spazzolare un Knisel. Grazie per l'aiuto. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Knisol come hai fatto con Gerald. Vai. Guarda come gli piace. E te invece ti do da mangiare. I Knisol ti hanno preso in simpatia. Sanno riconoscere una brava persona quando la vedono. Ah, dobbiamo spazzolarli tutti. Pare che il nostro tempo insieme sia finito. Vi prego di chiudere i recinti e uscire. Dov'è il nuovo studente? Ah, eccoti qui. Vorrei parlarti, se non ti dispiace. Ok, vediamo se li ho fatti tutti. Tutti stanno mangiando. Sì, a te. Sì. Dobbiamo parlare con la professoressa. Prima guardiamo se c'è qualcosa. Oh mio Dio, chi c'è qua? No! Che figata. Diamogli da mangiare anche questo. Ok, parliamo con la professoressa. Salve, professoressa. Voleva parlare? Sì. Come ti è sembrata la tua prima lezione? È stata una buona lezione. È stata bellissima.
credo che mi divertirò molto in questo corso. Ora però mi dai l'ippogrifo. Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nel... Alcuni possono perfino fornire materiali magici, se adeguatamente accoduti. E questo non include la tortura. A proposito, grazie per aver... Ma sei tu la professoressa, dovevi difenderlo te, non io. La prossima volta lascia che me ne occupi io. Ah, ecco. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. E purtroppo siamo a ritrovare degli animali morti. Che terribile spreco di risorse. Sei molto ottimista. Per ora concentriamoci su questioni più immediate. Vai. La professoressa Weasley mi ha chiesto di preparare degli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Ma sono già fortissimo. Ti manderò presto un gufo. Vai. Ehi, da questa parte, vieni. Andiamo a dargli una spazzolata. Tu prendi un po' da mangiare. E tu una spazzolata. Perfetto. Tu invece hai bisogno... Hai già mangiato? Anche tu? Ecco, poi... Qua siete tutti... Qua non vi danno da mangiare. Allora, qua manca il mangiare. E gliel'abbiamo dato. Questo gli manca la spazzolata. E quest'altro ce li ha tutti e due. E questo manca il mangiare. Perfetto. Direi che ci siamo, li abbiamo fatti tutti. Qui che altri animali ci sono? Ci sono gli micetti e qua? Cosa c'è qua? Cos'è questo? Ah, ci sono quelli che abbiamo fatto prima. Vediamo se c'è qualche oggetto. Non me lo fa usare il reveglio, quindi dobbiamo parlare con Poppy. Avevi bisogno, Poppy? Sei come un auguri nel deserto a mezzogiorno. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende e piace. Almeno questo è il significato che le... Ok, dimmi cosa hai bisogno. Non potevo sopportare che maltrattassero quella creatura. Anzi, a questo proposito, c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Nella foresta? Interessante. Mi ha incuriosito. Fai strada. No, è quello che speravo. Vai. Dai, rapida però, Poppy. Segui Poppy. Oh, corri. Non ci porterei il primo che capita. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Ah, sì? Sul serio? Beh, grazie. Vai, Poppy! Come dicevo, la pensiamo... Adesso devo stare seguendo Poppy. È una sorpresa piacevole. Corri. È una bellissima giornata, non è vero? Poppy, dove mi stai portando? Sarà molto meglio se te lo mostro. Credimi. Intanto prendiamo un po' di materiale. Manca poco, non preoccuparti. È poco più avanti. Rimani lì. Vediamo. Forse è l'ippogrifo. Dai che è l'ippogrifo. Sì! Guardate se è fiero. Alla forte. Ti presento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Su, forza, fatti conoscere. Ma attenzione, devi mostrare il dovuto rispetto a un ippogrifo prima di avvicinarlo. Allora bisogna inchinarsi come fece Harry. Non ho mai visto un ippogrifo affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Diamogli da mangiare. E darle da mangiare, se vuoi. Ogni tanto vengo a vedere come sta. Le porto delle sfoglie ripiene e le racconto cosa succede al castello. A guardarla non lo diresti mai, ma è una curiosona. Guarda come gli piace. Dai, si può volarci? Oh mio Dio, chi c'è?
Allora, che ne pensi di... È veramente gagliarda. È davvero fantastica, grazie per avermela presentata. Ma quando potremo Sapevo usare? Sapevo che voi due sareste andati d'accordo. Forse. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo, lui ci sarà sempre. Speriamo. Io l'ho provato di persona con lei. È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri e messa al sicuro. Ora però temo non lo sia più. Perché? Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole sembra... Maledetti bracconieri. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione. Stanno tramando qualcosa. Sembra sospetto anche a me. È un po' strano. Sembra quasi... Ma il punto è, quando è che possiamo casare? Voglio indagare un po', scoprire cosa... Ok, indaga. Credo sia un'ottima idea. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere alla forte al sicuro. E magari presentarmi un altro. Codaci. Perché così posso cavalcare. Ora meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. Vai. Perfetto, quindi direi che anche il nostra ora, che sarà quasi due ore di oggi, è finita. Vi do appuntamento a domani, per cui mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così sarete aggiornati ad ogni gameplay. E tra l'altro aggiungo che sono stato veramente felice di incontrare tantissimi di voi che mi seguite al Bologna Nerd Show che c'è stato il weekend scorso.